Alla fine tutto il lungomare, le piazzette e i vicoli del borgo marinaro diventano un unico palcoscenico, con gruppi folk, bande musicali, zampognari, trampolieri e mangiafuoco. Protagonisti dalle 8 di sera a mezzanotte di una grande rappresentazione dal vivo che coinvolge tutti i visitatori. Numerosi. E per forza! Questi sfornano figli come niente cose! Il peperoncino funziona, non che solo noi! Mi dissero catoti lompatomi, de mercoledì, venerdì, sabato e de luni, nella vecchia fattoria. Oh che gioia, oh che allegria! C'è un camoscio, che è l'animale più odiato dalle donne, segue fax, più email, camoscio. Vignette sul ring, un match umoristico sportivo ideato da Gianfranco Tartaglia, in arte Passepartout. I combattenti sono vignettisti e disegnatori satirici di tutta Italia che scendono in campo per sfidarsi a colpi di matita e di battute. Disegnano su grandi lavagne luminose sotto gli occhi attenti del pubblico, che alla fine viene chiamato a dare il suo giudizio con gli applausi. Vince l'incontro e il campionato, il terzo campionato, Stefano Carella.
la campione a diamante. Tra gli stand gastronomici anche le mostre del festival, dedicate di volta in volta alla fotografia, alla satira e alla pittura piccante. Non sono mai meno di 5. Immancabile quella curata da Massimo Biaggi dell'Università di Pisa, si chiama Peperoncini dal Mondo e presenta oltre 200 diavolilli, uno diverso dall'altro. Ogni anno si arricchisce di nuovi esemplari ed è diventata la più importante collezione di peperoncini del mondo. Sul lungomare c'è posto anche per il cinema, a patto che sia corto e infuocato, proprio come un peperoncino. Due megaschermi proiettano a ripetizione i cortometraggi premiati dal Piccante Film Festival, un concorso internazionale per giovani filmmaker promosso dall'Accademia in collaborazione con Short Village. In palio 10 trofei assegnati dalla giuria presieduta da Alessandro Benvenuti e in più un premio popolare votato dal pubblico. Per spegnere il fuoco del peperoncino sono fatte apposta le bevande a bassa gradazione alcolica, perciò agli stand gastronomici si alternano chioschi con vino e birra, soprattutto birra, con la Dreher che sponsorizza il festival e dà il meglio di sé con spettacoli e tornei. Momento clou è la finale nazionale dei mangiatori di peperoncino, una gara alla quale partecipano i finalisti che hanno superato le eliminatorie provinciali e regionali in tutta Italia. Le regole sono precise e a controllare c'è una giuria qualificata e meticolosa. Si preparano piatti con 50 grammi di peperoncino tagliuzzato, i concorrenti devono mangiarli uno dopo l'altro accompagnandoli solo con pane e olio. Vince chi in mezz'ora mangia il maggior numero di piatti. Gran mattatore della gara è Gianni Pellegrino, che commenta tutte le fasi incoraggiando e sostenendo i partecipanti che combattono fino all'ultimo boccone. Il record da battere è sempre quello di Francesco Vecchio, un medico di Erba che in mezz'ora ha ingurgitato 800 grammi di peperoncino. 3, 2, 1... Amatemi, ma soprattutto amatevi, è sempre piccanti, ok?